Buonasera ragazzi, sono Antonio Rubino e vi do il benvenuto in un nuovo video di Antonio Rubino Official, dedicato a un film del 2023 con la regia di Roberto Lipari e David Serge, arrivato direttamente su Prime Video ed è So tutto di te, una commedia leggera e brillante che affronta il tema del rapporto con l'altro. La trama è molto semplice e ha per protagonista Roberto, interpretato da Roberto Lipari, il quale veste i panni di un agente immobiliare con un'unica difficoltà: comprendere le altre persone all'interno della propria posizione lavorativa. Così come Roberto avrà difficoltà a comprendere una donna, Sara, della quale si invaghisce fin dal primo incontro. Le cose però cambieranno dopo che Roberto riceverà in qualche modo la possibilità di entrare nelle vite degli altri conoscendoli dall'interno, i loro gusti e i loro desideri più intimi, grazie a un computer. Questa è la trama. Una trama che offre la possibilità di far riflettere lo spettatore sui meccanismi che regolano i rapporti umani, quei meccanismi per i quali tendiamo a fingere un apprezzamento che non rispecchia la nostra reale persona e che dunque non ha un'effettiva sussistenza. E questa cosa si ritorce contro di noi, in quanto nel momento in cui l'altra persona si accorge di essere stata presa in giro, tenderà ad allontanarci, perché non siamo stati leali e non abbiamo mantenuto un rapporto basato sulla fiducia. Quindi, in qualche modo, dietro la veste leggera si vuole unire l'intrattenimento e la riflessione, così come è riuscito a fare un altro gran bel film, sempre arrivato su Prime Video, ossia Prima di andare via, di cui potete trovare la mia recensione su questo canale. Quindi non posso che dire che ci dovrebbero essere più spesso pellicole come So tutto di te, che in modo brillante riescono a centrare il punto, facendo ragionare lo spettatore, facendo riflettere lo spettatore e portandolo a mettersi in discussione circa realtà nelle quali lui stesso si possa effettivamente identificare. Quindi per me questo è un lato più che positivo, che mi porta a considerare positivamente questo film, un film di cui ho apprezzato le interpretazioni,
così come ho apprezzato il lato tecnico e in generale la scrittura. Quindi, in un certo senso, Soltutto di te si è rivelata essere una piacevole sorpresa che non posso fare a meno di consigliarvi. Questo è quello che penso circa questo film più che soddisfacente, e spero che questa breve recensione vi sia piaciuta. Detto questo, vi rimando a una prossima recensione. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se siete d'accordo o se non siete d'accordo, in modo tale da creare un'area di discussione. Detto questo, vi rimando a un prossimo video. Buon cinema, ragazzi, un bacio e un abbraccio. A presto.